Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova parte di Pokémon Sole. La scorsa volta abbiamo ritrovato Lilia sul percorso 3, abbiamo aiutato Nebulino ed oggi ragazzi ciò che ci spetta da fare è proprio andare dal Kahuna dell'isola e probabilmente sfidarlo. Quindi io direi subito di muoverci. Vediamo qua cosa hanno da dirci. Sono curiosissimo di vederti in azione nelle prossime lotte, ora che hai superato la prova. Chissà che mosso userete tu e i tuoi Pokémon. Ecco, anch'io che non sono un'allenatrice mi rendo conto che hai compiuto una grande impresa. Il Kahuna di Mele Mele Ala è veramente forte. È abilissimo con i Pokémon di tipo lotta, quindi faresti bene a usare mosse di tipo volante o psico. Ti scordi Folletto, amico, eh? Comunque. I tipi lotta sono veramente quelli che abbiamo meno difficoltà ad affrontare tra Trambic, come si chiama? Come si chiami? Trambic, ok, e Brion. Dovrei curare la squadra, non l'ho curata tra la scorsa parte e questa perché mi sono messo semplicemente a giocare tutto il tempo, però vabbè. Allora, abbiamo già visto queste case. Hai superato la prova della grotta sottobosco, congratulazioni, davvero ben fatto. Allora, Darkdevil, tu e il tuo Trambic siete pronti a lottare con me? Certo. Bene, non vedo l'ora di mettere alla prova le vostre capacità. Oh. Con la squadra già non curata, proprio così andiamo a sfidarlo. Ah! Ci siamo! Lascia che mi presenti di nuovo per i coraggiosi giovani che stanno affrontando il giro delle isole. Il mio nome è Ala e sono il Kahuna di Mele Mele. Che abbia inizio la tua ultima prova a Mele Mele, ovvero la grande prova, la lotta contro il Kahuna dell'isola. Ebbene, Dark Devil, tu hai ricevuto la pietra lucente da Tapu Koko. Mostrami di cosa siete capaci, tu e la tua squadra. Anch'io darò il massimo, preparatevi ad affrontare il temibile Ala. Grande. Eccolo qua, ragazzi. Ala il Kahuna che manda in campo Monkey. Non ho curato la squadra, sono un temerario. E cosa voglio fare? Qual è la mia strategia? Sapevo che il Kahuna usasse Pokémon di tipo lotta prevalentemente. Allora, Brion non è cura. Ah no, sì, si sono curati tutti. Ok, fa fantastico, non sono un temerario per niente. Sapevo che usasse Pokémon di tipo lotta, quindi qual è la mia strategia? Ovvero quella di utilizzare Cuor di Leone. Cuor di Leone Z per aumentare di molto il mio attacco e poi iniziare a sparare delle beccate veramente devastanti. Spero di concludere tutto con Trambic. Ci spero, vivamente. Ora però Monkey ragazzi è andato di focale energia, questo significa che presto proverà ad attaccarci con dei brutti colpi e bene, allora, l'attacco di Trambic aumenta. Come potete vedere qua, l'attacco è aumentato di molto. Quindi beccata, beccata se riesce ad entrare dovrebbe bastare. Ci becchiamo però il colpo karate con un brutto colpo giustamente. E qua la beccata. Beccata super efficace e devastante che non lascia spazio a Monkey. Ok, vabbè. Questa prima è andata. La prossima scelta sarà Makuhita. Makuhita dovrebbe essere addirittura più lento di Monkey. Cioè no, ne sono sicuro che è più lento. Quindi beccata forse. Dovrebbe proprio distruggerlo. Però c'è il bruciapelo, porca miseria. Bruciapelo non bene. Però, vabbè, abbiamo ancora la possibilità di attaccare con beccata. Qualche danno in più l'ha fatto. Ma vedete che Makuhita, ragazzi, non riesce a stare dietro al nostro Trambic. Quindi altro Pokémon tolto di mezzo. Piano piano guadagniamo esperienza. E Crabubbler, Crabubbler. L'abbiamo già visto, ragazzi. Abbiamo avuto modo di catturarlo, questo Pokémon. È fighissimo, è di tipo lotta, lo sappiamo, e questo ci porta in vantaggio perché possiamo utilizzare una beccata rapidissima che non lo ammazza. Oh no! Sta per utilizzare una mossa Z. Oh, mamma mia, ragazzi, non pensavo potesse reggere. Iperscarica furiosa. Qualcosa mi dice che ci ammazza, ma solo qualche cosa, ragazzi, Boh, mamma mia! Povero Trambic, ragazzi. Povero Trambic, che mossa si è beccato. Che mossa si è beccato. È il turno di Brion. Brion, ragazzi, comunque può terminare rapidamente questa sfida grazie ad Incantavoce, quindi va bene. Peccato, peccato, Trambic meritava di vincere perché ha fatto un ottimo lavoro con gli altri due, però purtroppo niente. Mamma mia, quanti punti esperienza si becca solamente Brion che lo portano a livello 19. Vorrebbe prendere ripeti, eh? Ripeti potrebbe essere una mossa intelligente da dare. Solo che blocchiamo l'apprendimento, va.
Abbiamo sconfitto Ala. E vai. Guardatelo come ride. È contento di aver perso. Già. Proprio come pensavo, un allenatore di talento con degli ottimi Pokémon. Co-co-co! Oh, questo dovrebbe essere Tapu Koko? Oh, è di nuovo Tapu Koko. Probabilmente non vede l'ora che tu e i tuoi Pokémon diventiate forti per sfidarvi. Bene, il cristallo Z è tuo. Con questo potrai trasmettere la tua forza ai Pokémon. Bello. E vai. Abbiamo il cristallo Z delle mosse lotta, quindi. Penso di sì. Grande prova completata. Bene, bene. Luctium Z. Ah, Luctium. Dovrebbe essere quindi... Allora, per usare il potere Z di tipo lotta, assumi questa posa e muovi le braccia... Ah, ok. È proprio quello di tipo lotta. E potremmo farlo utilizzare a Pikipek, ora che ci penso. O meglio, Trambic. Con questo hai completato tutte le prove della prima isola di Alola, Mele Mele. Congratulazioni, Dark Devil. Il timbro che suggera la tua impresa sancisce che tutti i Pokémon fino al livello 35, compresi quelli che riceverai tramite scambio, seguiranno le tue indicazioni. La luna di giorno o il sole di notte. Non ti fanno venire in mente le cose che esistono anche se non le possiamo vedere? Mentre viaggi per le isole di Alola, rifletti su ciò che puoi vedere nei Pokémon e nelle persone e su quello che rimane nascosto, e un giorno riuscirai a incontrare Tapu Koko. Mamma mia, brividi. Eccolo, eccolo, stavo aspettando lui, ragazzi. Tauros. Ho un'idea, metterò il mio Tauros a tua disposizione. Potrei chiamarlo per spostarti più agevolmente sulle isole. Sono sicuro che si divertirà ad andare in giro con te. E vai. Dark Devil, in questo dispositivo c'è tutto l'occorrente per cavalcare Tauros. Oh. Il chiama passaggio. Grande. E adesso provalo, su, salta in sella. Mamma mia. Bellissimo. Bellissimo, porca miseria. Allora, come si sta in groppa al mio Tauros? Com'è la visuale da lassù? Vedi, Dark Devil, ad Alola troverai molti Pokémon pronti ad aiutarti in vari modi. Bene, ora ti spiego come funziona il chiamapassaggio. Ti permetterà di chiamare alcuni Pokémon quando avrai bisogno del loro aiuto. Poi per attivarlo premi il pulsante Y. Per usare la carica Tauros dovrai tenere premuto il pulsante B. Il dispositivo ti detonerà anche di una ti doterà, detonerà, non so cosa vuol dire, cioè, in questo contesto non ha senso, ti doterà anche di una tuta speciale per cavalcare i Pokémon. Tauros ti porterà ovunque vuoi ad Alola. Vedrai, presto non potrai più fare a meno di lui. Grazie al chiamapassaggio potrai chiamare in tuo aiuto i Pokémon del Pokepassaggio ovunque tu sia. Grande, grande, grande. Complimenti, Dark Devil, non esitare a usare il chiamapassaggio, l'ho perfezionato io stesso insieme a un mio amico. E ora che puoi usare anche il potere Z, lottare è un piacere tutto nuovo, non trovi? Incontriamoci di nuovo per un'altra sfida una volta. Buona fortuna con il tuo giro delle isole, ti auguro un futuro pieno di successi. Wow, grazie mille. Dark Devil, ora con l'aiuto di Tauros potrai distruggere facilmente le rocce che si trovano lungo il percorso 1. Bene, ho anch'io un regalo per te. La MT-54 che contiene falso finale. Oh, bene. Falso finale è una mossa che fa rimanere il nemico a un solo PS. Usala per catturare tantissimi Pokémon e farli conoscere a Rotom. Ma ora, perché non fai un salto a casa a trovare la mamma e raccontarle tutta la storia? Dopodiché raggiungimi al porto di Auoli. Ok, è ora di sistemare la barca, Lilia. Puoi venire a darmi una mano? E vai, ragazzi, siamo già pronti per la prossima isola. Scusa, Dark Devil, potrei chiederti un favore? Certo! Vorrei aiutare questo piccolino nebulino a tornare a casa. Lui mi ha salvato quando ero in difficoltà, quindi ora tocca a me fare qualcosa per lui. Però non sono un'allenatrice, da sola non posso fare molto. Ma se tu mi aiutassi, mi rendo conto che ti sto chiedendo un grosso favore. Però... va bene, ti aiuterò, certo. Davvero, grazie, grazie di cuore, non sapevo davvero come fare. Allora verremo con te sulla prossima isola. Ah, ok, fantastico, è diventata la nostra assistente. Quando hai finito di parlare con la mamma, andiamo al porto. Certo che lo faremo, attiviamo qua la carica Tauros. Però, ragazzi, io prima di utilizzare Tauros per andare dalla mamma, voglio usarlo per prendere quelle macchine tecniche che mi ero lasciato dietro per impossibilità di ottenerle.
Quindi, allora, ce n'era anche una qua sul percorso 3, non qua, un po' più su. Per la carica Tauros basta premere B e andrete molto molto veloci. Diciamo che è un qualcosa che vi sistema anche la bicicletta, è veramente fantastico. Allora, qua, quindi troviamo l'MT83 che contiene Assillo. Dovrebbe essere quella mossa con le otto strana. Qua c'è uno strumento. Troviamo la polvostella. Ottima. Ottima, ottima, ottima. Ce n'era un'altra anche nella grotta, se vi ricordate. Allora, no. Evitiamo di beccare Pokémon lassù. E poi non potevo passare per di là perché Tauros è troppo grande e io non scenderò mai dal mio Tauros. Quindi, allora, percorso 2. Qua c'è la grotta. Facciamo tutto questo insieme, ragazzi, perché comunque è importante farlo. Fa parte della guida a tutti gli effetti. L'obiettivo è anche quello di riuscire a prendere tutti gli strumenti importanti. Jungo selvatico. Non so se la squadra si è curata. Ok, sì, a quanto pare sì, perché Trambic era andato KO dopo quella mossa Z veramente devastante. Scampato pericolo. Ok. Cosa voglio fare? Voglio attivare il repellente. Ma a questo punto sì, a questo punto direi di attivare il repellente che si trova qua, vero? Ok. Bene, bene, bene. Che bello, ragazzi, sono proprio contento. Sono proprio contento di essere riuscito a prendere già da subito Tauros. E allora, forse per passare di qua sono proprio costretto a scendere, a meno che non si possa salire con Tauros. No, a quanto pare non è possibile. Allora, l'effetto del repellente è finito. Quando si usa il repellente con Tauros praticamente non dura neanche un secondo, quanto pare. E vabbè. Allora, l'obiettivo di adesso è questo: spaccare tutto e prenderci questa macchina tecnica che contiene furto. Ok, mossa buio non è brutta, sicuramente utile in alcune situazioni. Quindi l'effetto del repellente è finito. Attiviamo un altro giusto perché ho voglia di sprecare repellenti, ma fino ad ora non li abbiamo mai utilizzati, quindi possiamo permettercelo, devo dire. Allora, vedete Tauros anche salta di qua, è più veloce dei Pokémon nelle tane, fantastico. E adesso che abbiamo preso queste due macchine tecniche, ragazzi. Ah no, non volevo riutilizzarlo. Vabbè, ora che abbiamo preso queste due macchine tecniche, ragazzi, possiamo dirigerci in un altro posto. Se vi ricordate, la scorsa volta avevo detto che volevo catturare Rockruff, però non potevamo finché non avevamo a disposizione Tauros. Non mi ricordo se ho detto proprio così, ma ho detto che non potevamo ancora andare nella collina 10 carati perché non avevamo Tauros. Adesso che lo abbiamo, tutto è diverso. Tutto è veramente diverso. Se non sbaglio, c'era anche un'altra zona dove dovevo utilizzare Tauros lungo il percorso 1. Probabilmente sì. Oh. Possibile che. No, qua non era. Forse sì, boh. È diciamo una grande scorciatoia questa. Solo che ho appena perso l'occasione di prendere quell'MT. E questo non mi piace. Questo non mi piace affatto. Quindi devo rifarmi tutto il giro. Va bene. Con Tauros, ragazzi, ci vuole un secondo praticamente. Allora, devo cercare di prendermi quell'MT. Qua troviamo un Pokémon selvatico. Forse perché non ho attivato il repellente di nuovo. Ora però penso che convenga rimetterlo. Siamo veramente bellissimi sopra Tauros. Mi piace troppo questa tuta. E vabbè, fuggiamo. Fuggiamo, ragazzi. Tanto diciamo che l'obiettivo di questa parte era battere il Kakuna dell'isola. L'abbiamo già raggiunto, però non possiamo far durare una parte 5 minuti. Quindi facciamo quello che dobbiamo fare. Anche con abbastanza calma, dai. Allora, sto cercando di capire dove era la Pokéball. Stava proprio là, ok. Le mettono proprio sul bordo, no? Così sanno che io ci vado a sbattere e mi devo rifare il percorso 80 volte. Allora, niente carica. Io scendo per sicurezza, ragazzi, perché se la riperdo è un casino. Ok, troviamo una pepita. Ottimo. Vediamo questo consiglio utile cosa ci dice. Con Tauros puoi frantumare le rocce che ti bloccano il passaggio e la collina 10 crati. Vedete la città lui stesso. La città lui stesso, fantastico. Allora, quindi scendiamo per di qua. Non possiamo andare ovunque, purtroppo. Io sono un po' così per saltare la mappa, ma purtroppo ok che è un Tauros, però dobbiamo seguire le regole del gioco. Quindi niente carica, scendi per favore. Ok, non possiamo andare neppure per di qua. Torniamo però qua giù. Arriviamo alla periferia di Awoli, dove si dovrebbe trovare anche
la nostra casa, ovvero quella. Attiviamo il repellente? No, non lo voglio attivare perché devo andare qua giù. Perfetto, perfetto. Allora, scendendo per la periferia, quindi riusciamo a raggiungere la collina. Spacchiamo tutto qua e vediamo un attimo, ragazzi, in cosa consiste questa collina 10 carati. Ah, allora, qua c'è una Pokéball, quindi direi di prenderla. Oh, mamma mia. Pokémon selvatico, intanto. Spero sia lui. Ah, no, no. Io voglio assolutamente prendermi Rockruff. Purtroppo Carbink non è tra i miei piani. Forse conviene però, ragazzi, non mettere Trambic al primo posto, ma Brion, perché Trambic è troppo debole ai Pokémon di tipo roccia e non conviene. Allora, di che tipo è Rockruff, ragazzi? Rockruff è di tipo roccia, voglio dire. Però devo prendermi. È di tipo roccia. E quindi nel nostro team, se proprio vogliamo essere sinceri, non è che abbia questa utilità eccezionale. Però a me piace troppo, ragazzi, è veramente un bel Pokémon e quindi lo metterò in squadra. Alla fine, tanto, possiamo organizzarci bene, abbiamo ancora altri 3 slot liberi e quindi a voglia te. Tipo roccia, super efficace contro il tipo volante, contro il tipo coleottero, contro quello ghiaccio, contro il fuoco. Comunque ha un sacco di tipi che può colpire in maniera super efficace. Non li copriamo tutti e questo va più che bene. Allora, troviamo un Ultra Ball. Altro selvatico. Io sto cercando Rockruff, quindi se riuscissi a beccarlo non mi dispiacerebbe. Troviamo però invece Diglett. Il caro Diglett Alola, con quelle vibrille che fanno abbastanza ridere. No, dai, non sono vibrille, sono solamente le cose che ha in testa. I capelli, vabbè. Piccolo Diglett alternativo. Allora. Abbiamo fatto anche per di qua. Dobbiamo risalire in groppa a Tauros. Gli strumenti che si trovavano là li abbiamo presi. Prima di lasciare quest'isola, io, ragazzi, se non ho tutto, non me ne vado. Oh, quello è un masso gigante. Ah, forse un Pokémon può spostarlo. Ce la facciamo con Tauros? No, non ce la facciamo. Non penso. Non lo abbiamo, purtroppo. Vabbè. Ci servirà qualcuno con forza prima o poi. È un altro mistero delle colline, quindi. Non fa niente, dai. Allora, se non mi fa fuggire, inizierò ad ucciderli tutti questi Diglett. No, fortunatamente ce la faccio. E vediamo un attimo cosa c'è qua. Allora, la collina 10 carati. Cosa rotonda, come l'ha chiamata? Pietra dura, tanto. Vediamo qua cos'altro c'è. In questa collina, ragazzi, se vi ricordate, ci siamo andati anche durante la demo, però non ricordavo bene dove si trovasse. E non mi sembra avessimo fatto questa strada, ad essere sincero, Allora, comunque. Qua c'è dell'erba, non so se si possa trovare Rockruff da queste parti. Eccoci qua, nel quarto incontro, ragazzi, sperando che il quarto sia quello buono. Se non è proprio il migliore di tutti, non fa niente perché ci accontenteremo del terzo catturato, che comunque ha una natura abbastanza buona. Questo sembra promettere bene a livello 13, anche se ha subito un sacco di danni, quindi secondo me ha qualche natura che gli diminuisce la difesa speciale. Anzi no, non dovrebbe essere proporzionato al danno degli altri, più o meno. Livello 13 comunque è quello di livello più alto che abbiamo incontrato fino ad ora. Speriamo che questa Mega Ball possa dare i suoi frutti. 3. Ok, ce l'abbiamo fatta. Rockruff è stato catturato. Wow, ok, sono contento. Quarta cattura, vedremo se sarà quella buona. Altrimenti in squadra rimarrà solamente il terzo preso. Allora, un po' d'emozione. Natura calma, addirittura gli aumenta la difesa speciale, diminuisce l'attacco. No, vabbè, dai, allora noi ci prendiamo il Rockruff questo. Questo qua, ragazzi, che ha la natura lesto, ovvero più velocità meno difesa. È l'unico che non aumenti statistiche inutili o diminuisca l'attacco. Quindi direi che andiamo sul sicuro con quello. Gli altri li depositerò, non si sa, poi magari li libererò. Adesso, ragazzi, sapete dove voglio andare prima di tornare da mamma? Voglio andare da quel tizio che ci aveva chiesto di mostrargli un Rockruff.
vediamo un po' quello che vuole darci. Eccoci arrivati quindi dal tizio più o meno, sì, basta entrare qua e lo incontreremo. Vediamo cosa voleva farci con il Rockruff, gliene portiamo ben 4. Capisco bene, dunque, quindi Rockruff in genere saluta agitando le pietre intorno al collo. Interessante, quindi non è solo carino, è anche un tipo divertente. Grazie mille, adesso che so tutto sui Rockruff posso andare a catturarne uno anch'io. Ecco, come promesso, questi sono per te. E... ah, ci regala dei soldi. Beh, allora è il tempo di prepararmi e vado a catturare Rockruff per il mio tesoruccio. Ah, praticamente la ricompensa erano un sacco di soldi, va bene, però mi aspettavo qualcosa un po' di più sofisticato. Va bene, non mi lamento, dai. Ci ho dato comunque un bel po'. Allora ragazzi, adesso possiamo andare finalmente da mamma e terminare la parte. Vedremo il porto la prossima volta. Grazie Tauros, sei stato gentilissimo. E bene, bene, vediamo. Daredevil, hai superato la grande prova di Mele Mele, sei davvero in gamba. Ora dovresti andare sull'isola di Akala, puoi imbarcarti al porto di Awoli. Ah, prima che mi dimentichi, hai esplorato la collina dei Cicarati? Si trova vicino al laboratorio. Certo, l'ho appena fatto. Allora, ti stai divertendo? Mi sembri stanco ma felice, perché non ti riposi un po'? Va benissimo, va benissimo. Ragazzi, quindi... allora... tutti questi amici preziosi rendono speciali le tue giornate. Quindi ragazzi, come ho detto, il terzo Rockruff, questo lesto, sarà il nostro nuovo compagno di squadra. Gli altri 3 verranno depositati. Prima della prossima parte cercherò un po' di allenare tutti e portarli leggermente più su. Cioè, Brion va bene, Rockruff e gli altri e Trambic vorrei portarli leggermente più su, così magari... magari proverò a disabilitare il condividi esperienze e farò salire uno ad uno i Pokémon. Per questa parte è tutto ragazzi, vi ringrazio per la visione, alla prossima, ciao a tutti!